Ciao ragazzi, con il video di oggi facciamo un piccolo passo indietro nel tempo e torniamo verso metà autunno. E sono in compagnia di Roberto, un grande amico, nonché grande pescatore. Faremo shore jigging, ma sarà un jigging un po' diverso dal solito, non seguiremo le regole base della tecnica, in quanto sarà esclusivamente mirato alla cattura dei grossi alletterati, quindi seguiremo un po' i gusti e le preferenze, e ogni scelta sarà basata sulle preferenze di questo predatore. Vedrete bene nel video, quindi via! La giornata inizia lenta, senza nessun segno di attività né presenza di coraggio sotto costa che faccia sperare nel passaggio di qualche predatore. Ma non ci facciamo scoraggiare e continuiamo a lanciare ininterrottamente aspettando un cambiamento. In fondo si sa, con i tunidi c'è da aspettarsi qualunque cosa in qualunque momento. Finalmente, dopo diverse ore di inattività, vediamo le prime cacciate. Sono tonni rossi di varie taglie che cacciano qua e là, ma per quanto siano un bello spettacolo, non sono il nostro target. Oh, eccolo! Questo? Visto. Proprio placido, placido. Sì, non ha neanche rotto l'acqua. È un tuffatore provetto. Oh! Questo sì, sì. Ma non ho capito, quello era un tonnone. Ah, c'è tonnoni e tonnini. Guarda là. Bellissimo. Infine, eccoli. Dopo tanta attesa parte una mangianza di grossi alletterati. Sono loro quello che stiamo cercando, ma tra vederli e prenderli c'è una bella differenza. Guarda, guarda. Ah. Quelli sono letterati. L'ho anche visto ora uno. Quelli sono letterati. C'è il misto. La bella giornata e l'acqua cristallina per una volta giocano a nostro favore e ci permettono di vedere alcuni branchi di acciughe che passano sotto costa, proprio sotto i nostri piedi. Sono molto piccole e questo ci fa cambiare approccio ad entrambi. Passiamo dai grossi jig a misure più piccole e compatte, per essere più simili al foraggio presente. Tesa dopo il recupero. Sì, infatti anch'io. Qui c'è un po' di nervosismo. No! Cazzo! Madonna che maialoni! Erano due comunque. Hai capito il nervosetto? Non erano la guida. Guarda, sono tutti qua sotto, rilancia subito perché. Cazzo! Chissà se si è visto il video. Ci sono i pesci, ci sono i pesci. Come è venuto su? Sì. Senti, ma fa velocissimo. Sì, misto. Ma anche l'altra volta è successo uguale, solo che era lì. Eccolo. Sì. Eccolo. Oh, ci siamo. Vai. Forse è lui, eh? Torno, dici? Infatti il dubbio c'è. No, perché non è quella fuga bruciante. Ma lo faccio andare, con calma. È bello, bel pesce. È bello, cavolo. No, questo è bello. Sì.
vai, io non ho fretta. No, vai, tutte le acciughe che scappano. Sì, sì, sì. Sono venuto un po' incontro. È lui, è lui. Bello, cavolo. Oh, è l'orario? E te l'ho detto, succedeva qualcosa. Stai andando un raffio, eh? Sì, sì. Bello, poi si vede tutto. Ah, questo mare. Eh sì, è come quell'anno. Eccolo. Dai, su. Ehi qua. Ci ha provato, ma è stanco anche lui. Ma non è finita, eh? No, ancora no. Aspetta, perché questo ancora... Ora c'è una roba. È ancora nota. Ecco, inizia a cedere. Forse ci siamo. Preso? Aspetta, 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 si è bucato a posto. Occhio che potrebbe rompersi. Sì, aspetta, aspetta, vai. Ci sono. Sto tirando anche io, eh. Mazza bello. Va bene, va bene. Bello. Bello, bello. Mamma mia. Sono quelli, sono quelli. Sono loro, sono loro. Eccolo qua, il bombolone. Ah, che missile. Poi appena usciti dall'acqua così, sono bellissimi.